Qual è il nostro dialogo interiore? Aumenta la tua autostima. Tutti parliamo con noi stessi interiormente. Si calcola che abbiamo in media 50.000 pensieri. Ci parliamo quando facciamo qualcosa, prima di realizzarla e dopo. Sai che cosa hanno in comune gli attacchi di panico, l'ansia o la depressione? Un dialogo interiore negativo. Vale a dire, ciò che diciamo noi stessi o l'autodialogo creerà diverse emozioni. E le emozioni ci porteranno ad agire in un determinato modo. E quel dialogo interno che abbiamo tutti noi esseri umani molte volte è causa di pensieri automatici. Ma che cos'è un pensiero automatico? È un pensiero che mi viene in forma di frase corta e breve, ad esempio: sono stupido, non ci riuscirò, questo è molto difficile, si prendono gioco di me, sono brutto, brutta, e altre mille altre cavolate. E questa frase breve viene accettata automaticamente dal tuo inconscio. Ma adesso, cosa succede? Riguardo a come parleremo a noi stessi, questo determinerà il modo in cui ci sentiremo. E come ci sentiamo determinerà le azioni che andremo a realizzare. Si crede che le situazioni generino le emozioni, però non è così. Sono i pensieri che generano le emozioni. Ci sono persone che dicono, per esempio: questo luogo mi deprime, oppure questo luogo mi rende felice. No, non è il luogo, è cosa diciamo a noi stessi in quel luogo che determinerà una certa emozione. Quando eravamo bambini, ad esempio, e magari un maestro ci diceva: ma sei stupido? Solo una volta. Però noi iniziamo a dirci mentalmente: mi ha detto che sono uno stupido, mi ha detto che sono uno stupido, mi ha detto che sono uno stupido, perché mi ha detto così? E lo iniziamo a ripetere mattina, pomeriggio e sera. E queste credenze che si ripetono continuamente alla fine formeranno un paradigma mentale, vale a dire una forma di pensare. Ed effettivamente le credenze, ovvero ciò che ci diciamo, determineranno le emozioni. Per migliorare l'autostima dobbiamo stare attenti a cosa ci diciamo a noi stessi. Cosa ti dici prima o durante una determinata situazione? Mi sto parlando positivamente, con frasi positive. Questo non vuol dire dirsi di continuo: ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ma iniziare a parlare bene di noi stessi. Ricorda, non sono le situazioni che ci generano le emozioni, ma i pensieri. Quando una persona è depressa e dice: quando mi sento bene potrò rialzarmi dal letto, no, non ti sentirai bene. Ciò che bisogna fare non è cambiare la sensazione, bisogna cambiare la credenza, il pensiero. Quindi devi stare molto attento alle tue credenze, ai tuoi pensieri, per migliorare la tua autostima. Se cambiamo la maniera di pensare, cambieremo la maniera di sentire. Se cambiamo la maniera di sentire, cambieremo la maniera di vivere. La mente è come un paracadute. Se non si apre, non serve a niente. A presto, Lorenzo.